Ciao a tutti, sono Roberto e oggi vi facciamo vedere come si fa il salame in Valsazia. Questo è il mio collega Sorin che ci farà vedere inserire il budello, che è un budello di pelato scrofa, all'interno di questo tubo e con questa macchina, in modo manuale, inseriremo la pasta di salame all'interno del budello. Ecco qua. L'operazione prima è quasi pronta e adesso si parte. Io, facendo girare la manovella, inserisco la pasta. Lui, con molta attenzione, farà in modo che si distribuisca in modo uniforme all'interno del budello, per non lasciare residui di aria. I salami che andremo a formare saranno di lunghezza variabile dai 30, 40 fino ai 60 cm. La differenza starà soprattutto in quelli più grandi, che ci vorrà più tempo per farli stagionare. Questo lo facciamo magari un pochino più lungo. Perfetto. Ne viene ancora uno e poi la pasta è finita e dovremo ricaricare il nostro tubo. Perfetto. Dopo aver inserito la pasta all'interno del budello, quindi staccato il salame, si passa all'operazione della legatura. Prima di tutto, con un pungirolo si formano dei buchi all'interno del budello per fare in modo che esca tutta l'aria. La seconda operazione, invece, è quella della legatura. Quindi, con lo spago, si forma l'asola per poterlo appendere. Naturalmente doppia, in questo modo siamo sicuri che non casca. Formano dei tiranti per fare in modo di far uscire dal budello, come abbiamo detto prima, tutta l'aria. Il mio collega, come vedete, ha una grande manualità, anche perché la cosa sembra semplice, ma vi assicuro che non lo è. Ancora un paio di lacci e il salame è legato. Chiusura con un nodo, doppio nodo così siamo sicuri, e il salame è legato.